Tra le numerose espressioni dell'associazionismo di Mezzo Corona c'è anche un centro di ricerche artistiche. Con noi il direttore, ben trovato. Perché nasce questo centro? Il centro nasce come risposta alla volontà di diffondere l'arte contemporanea a Mezzo Corona, ma più in senso ampio in Trentino. Nel senso che l'arte contemporanea spesse volte viene travisata nei suoi significati, quindi noi vogliamo dare un nostro apporto di didascalico, se vogliamo, ma anche fortemente spirituale a quello che è la fenomenologia dell'arte contemporanea. Quali sono i rapporti di collaborazione con gli enti, con le altre case d'arte in Italia? Abbiamo una serie di collaboratori di elevata qualità, tra cui teatri come il Teatro Stabile di Verona, tra cui l'Accademia di Belle Arti di Verona, il Centro della Grafica di Venezia, la Biennale Giovani di Gazzaldo degli Ippoliti ed il MAM, la Via Claudio Augusta, il Sentiero di Dürer, e poi abbiamo collaborato con le realtà locali, tra cui il MART, con cui abbiamo presentato un evento di videoarte 2 settimane or sono. E dobbiamo ringraziare anche la Galleria Civica per la mostra che in questo momento ospitiamo. Che mostra è? Parliamone. Questa è Mist, Mistica e Mistero di una collezione fotografica, ed è una mostra curata da Mauro Fiorese, che è autore, fotografo e collezionista, ed è stata presentata all'interno della Giornata del Contemporaneo, la cui immagine è stata realizzata appositamente per questa edizione da Maurizio Cattelan. La mostra presenta una serie di lavori dei più importanti fotografi contemporanei. Alle spalle qua abbiamo un Witkin, e ha tra le sue caratteristiche principali l'elemento del mistico e del misterico.